Buonasera, sono le 19:34 minuti quando comincia in diretta questa edizione di Ultimissima. Vi ricordiamo subito le principali notizie di stasera, scrutini ed esami, il blocco continua. Lorenzo Bozzano domani a Genova, in carcere naturalmente. Eletti in porto a Genova i nuovi viceconsoli della Compagnia Unica. Scarcerato Don Casanova, il prete con le pistole. Per i filmati un'intervista a Guido Crepax, noto disegnatore di fumetti, papà di Valentina, ospite oggi a Genova, e un servizio speciale sulla Liguria che invecchia. Ma la prima notizia è dedicata alla decisione del Consiglio Comunale di Genova, è stata adottata ieri, è stato cambiato il regolamento comunale in materia di analisi per l'inquinamento marino. In pratica il Comune di Genova ha deciso di disconoscere l'ormai famosa circolare ministeriale che dal 1971 regolava queste analisi e di adeguarsi alla normativa CE, il che significa che quasi certamente dal prossimo 1 luglio i bagni non saranno più proibiti per i genovesi. Ma vediamo il servizio che abbiamo realizzato, il montaggio è di Paolo Micai. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Il primo atto per restituire il mare ai genovesi è stato compiuto ieri sera in consiglio comunale. Gli amministratori della città hanno approvato una delibera predisposta dalla giunta in base alla quale viene modificata la normativa per l'analisi delle acque marine. Ora la decisione dei consiglieri comunali per divenire operante ha bisogno soltanto dell'approvazione da parte degli organi di controllo. Poi, superata anche questa fase, non rimarrà che attendere l'esito delle ultime analisi. Se, come appare ormai scontato, esse daranno quasi dappertutto da Vesima a Nervi indici inferiori a quelli fissati proprio ieri sera dal Consiglio Comunale, dopo 5 anni la balneazione tornerà a essere svago, sollievo e divertimento non più proibito per migliaia di genovesi. Sembra un miracolo. Invece è una semplice trovata amministrativa. Sino ad ora una circolare ministeriale fissava in 100 colibatteri per 100 centimetri cubi il limite invalicabile dell'inquinamento balneare, trascurando tutti gli altri aspetti possibili dell'inquinamento, dagli scarichi delle petroliere alle acque sporche dei porti, alle acque bianche avvelenate in abbondanza dai detersivi. Quella circolare faceva testo, mentre in altri paesi della comunità europea ci si atteneva alle disposizioni della CE molto più blande in materia di colibatteri. Con il Servizio Sanitario Nazionale molte competenze sono state trasferite alle regioni. Gli ufficiali sanitari, che prima erano i rigorosi controllori della situazione, hanno cessato di essere funzionari dello Stato. La famosa circolare ha finito per essere una circolare, non una disposizione inappellabile. A questo punto il Comune di Genova, primo in Italia, ha ritenuto che fosse il momento di scegliere un altro punto di riferimento per stabilire se le acque marine sono adatte alla balneazione oppure no. E per non sbagliare sono state scelte le disposizioni dettate nel 1977 dalla Comunità Europea. Così, dal prossimo 1 luglio, il mare sarà restituito ai genovesi, i quali tra un tuffo e l'altro non ricorderanno neppure più certe polemiche, certi episodi, certi divieti. Tutto era cominciato il 16 luglio di 10 anni fa, quando per l'ordinanza di un pretore i bagni erano stati proibiti dalla foce sino a Capolungo. Ma per poche ore, il tempo sufficiente alla procura per revocare clamorosamente quell'ordinanza. Poi sono cominciati i veri divieti stagionali e le multe fatte in riva al mare da vigili urbani mascherati da playboy in vacanza. Per 5 anni, sinché una giunta non ha escogitato la geniale soluzione. Potremmo dunque fare i bagni e potremmo farli forse anche più serenamente, tranquillamente, anche perché la polizia del porto, agli ordini del dottor Mattera, ha istituito anche per quest'anno un servizio svolto da 3 pilotine che pattuglieranno in pratica tutto il litorale genovese. Il loro compito sarà quello di controllare e di soccorrere, oltre che di punire eventuali trasgressori, soprattutto con motoscafi. Altra notizia l'avete appresa attraverso il sommario,
Lorenzo Bozzano sarà dunque consegnato domani dalla polizia svizzera alla polizia italiana. Lo scambio avverrà nel primo pomeriggio alla stazione ferroviaria di Domodossola. Qualche giorno fa la magistratura elvetica aveva concesso l'estradizione richiesta dall'Italia. Dopo quasi un mese di votazione sono stati finalmente eletti i nuovi viceconsoli della compagnia unica fra i lavoratori delle merci varie del porto di Genova. La terza elezione ha fatto registrare un successo di quella lista unitaria PCI-PSI che aveva subito invece due battute di arresto nelle precedenti votazioni. Cinque dei sei candidati in lista sono stati eletti. Sono Battini, Fusaro, Federici, Maggi e Bazzurro. L'escluso è Cappelli. Guido Crepaz, il disegnatore milanese notissimo come papà di uno dei personaggi femminili più inquietanti dei nostri fumetti, Valentina, oggi è a Genova, partecipa alla Galleria Il Vicolo di Piazza Polaioli all'inaugurazione di una mostra a lui dedicata, mostra che resterà aperta sino al 31 luglio con orario di apertura dalle 15.30 alle 19.30. Presenta anche una sua biografia intitolata L'autore e il fumetto. Lo ha intervistato Silvana Zanovelli. In questo libro c'è un po' la sua storia culturale, quindi lei ci potrebbe dire quali sono i passi più salienti. Sì, c'è un po' tutto. Spero che non sia un eccesso di esibizione. Però appunto io sono contento perché mi sembra un libro abbastanza discreto. C'è una mia biografia, un po' tutto quello che ho fatto. C'è anche un mio primissimo fumetto quando avevo 12 anni, così che può essere una curiosità, niente di più. E poi c'è anche uno scambio di lettere che ho avuto con un'attrice. Ecco, a quali stimoli rispondeva questo primissimo fumetto? Beh, adesso è anche un ricordo un po' lontano per me. Semplicemente io avevo visto un film, L'uomo invisibile, e a me poi tra l'altro piace molto il cinema, tanto che si vede in parecchie storie mie. E semplicemente questo fumetto era il film trasportato in fumetto, insomma. Ecco, poi c'è questo carteggio di cui mi parlava. Sì, ecco, io ho avuto sempre una così, una passione, può essere anche leggermente ridicola, una passione per un'attrice che addirittura pensavo fosse morta, Louise Brooks, che assomiglia moltissimo a Valentina. Che assomiglia moltissimo, cioè è Valentina che assomiglia moltissimo a Louise Brooks. E io così non sono assolutamente un collezionista di fotografie di attrici, ma avevo veramente nel cassetto questa fotografia senza averne visto i film e ho fatto questa donna, questa Valentina, che le assomigliava un po'. Senta, è una passione per questa figura in particolare o per gli anni 30 in generale? Beh, un po' tutte e due. Tornando invece un attimo a Louise Brooks, volevo semplicemente dire che i suoi film li ho visti solamente recentemente. E allora ho avuto l'idea di mandare un libro mio a questa signora, a questa vecchia signora, perché è del 1906, e non sapendo neppure che fosse viva, se fosse viva. E lei mi ha risposto, allora così c'è stato questo scambio di lettere tra me e lei. Programmi per il futuro, un po' abbandonato Linus? Ecco, c'è un ritorno a Linus, in questo momento sto pubblicando su Linus una storia di Valentina e vorrei fare delle cose piuttosto brevi perché sì, la mia ambizione è di fare un libro all'anno, però insomma quest'anno veramente pensavo più alle cose brevi. Vediamo qual è la situazione per il blocco di scrutini ed esami. Ieri sera c'era stata un'ipotesi di accordo tra governo e sindacati autonomi, ipotesi che non è stata però accettata oggi dal Comitato Centrale del Sindacato Autonomo SNALS. Questo perché il governo ha fatto slittare a giovedì la riunione del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto praticamente varare i provvedimenti attesi dagli insegnanti. La situazione in questo momento è piuttosto incerta. Il governo attende un segnale dal sindacato autonomo. Il sindacato autonomo a sua volta attende un segnale dal governo, non si sa bene quali potranno essere le soluzioni. Qualcuno parla addirittura di una riunione del Consiglio dei Ministri entro stasera.
riunione che dovrebbe portare a un decreto legge, forse, per rendere possibili gli esami, comunque, giovedì 19 giugno. Il ministro Sarti ha detto testualmente poco fa: studieremo tutti i modi a noi consentiti per garantire una regolare chiusura.